Rebellion! Rebellion! Sei qui. Molto bene. Ho ricevuto il tuo gufo. Che è successo con Infaustus? Gli ho detto che non potremo evitare la magia oscura per sempre. Quindi più cose scopriamo su Salazar Serpeverde e le arti oscure, meglio sarà per noi. Purtroppo, solo i Gaunt sanno dove si trova l'entrata dello scriptorium e Infaustus non vuole dirmelo. Forse dovrei provare io a parlare con Infaustus. Tu? Suppongo si possa provare, ma non farti illusioni. Infaustus è fastidiosamente testardo, non è una novità. So io dove trovarlo. Ti accompagno da lui e poi lascio fare a te. Andiamo. È da questa parte. Stai allerta. Non sappiamo se siamo sorvegliati. Anche se questo non ci ha mai fermati. In realtà sì, una volta ci hanno acciuffato. Quel maledetto poltergeist è un vero fastidio. Rebellio! Eccolo lì. Buona fortuna. Cosa ci fai tu qui? Ciao, Infaustus. Hai un momento? Di che si tratta? Cosa state combinando tu e Sebastian? Ti prego, Infaustus. Ti ho già spiegato cos'è successo con il sotterraneo. Sebastian voleva solo che avessi un posto sicuro in cui allenarmi negli incantesimi per mettermi in pari con i miei compagni. Non pensava fosse un problema per te. Mi sembra sensato. È solo che Sebastian ultimamente mi perseguita con una questione e lo trovo davvero frustrante. Non dirmi che insiste ancora con quello... com'era? Scriptorium. Quindi te ne ha parlato? Sì, stavamo parlando dei fondatori di Hogwarts e me l'ha accennato. Non è entrato nei dettagli, però. Sì, è convinto che contenga la risposta per salvare Anne. Io invece penso sia pieno di magia oscura che è meglio non disturbare. Un attimo, tu non ci sei mai entrato? Certo che no. So della sua esistenza solo grazie alla mia zia preferita, Noctua. La pensavamo uguale sull'uso della magia oscura, a differenza del resto della famiglia. Cercò di convincere la mia famiglia che Salazar Serpeverde fosse ben più di un mago ossessionato dalla purezza del sangue. Aveva sentito dire dello scriptorium e pensava che il contenuto avrebbe rivelato qualcosa su di lui. Aveva persino trovato l'entrata segreta in questo corridoio. Scriveva con regolarità a mio padre per aggiornarlo sui suoi progressi. Poi un giorno sparì. Da allora nessun altro ha cercato di entrare. Mi dispiace molto per tua zia, ma non ti interessa scoprire cosa le è successo? Mia zia Noctua vi si è addentrata con le migliori delle intenzioni ed è morta. Non voglio che accada di nuovo. Non è detto che la storia si ripeta. Inoltre, se davvero tua zia la pensava come te, potrebbe essere un modo per onorare la sua memoria. Troveresti risposte su Serpeverde e Sebastian potrebbe trovare una soluzione per Anne. Tua zia era da sola, ma noi potremmo unire le forze. Capisco quel che stai facendo e ti confesso che mi hai convinto. Non credevo fosse possibile. Molto bene, ti dirò ciò che so. Recupera Sebastian, vi aspetto. Spero che non dovrò... che non dovremo pentircene. Sebastian, da questa parte... Confringo! Questi braccieri consentono di accedere allo scriptorio. Ah, ora ti sbottoni? A me non l'hai voluto dire neanche quando... Rebellion! Non sei stato tu a dirmi quello che avevo bisogno di sentire. Confringo! La porta ha qualcosa a che fare con il numero 3. Rebellion! Il detto è, due teste sono meglio di una. E a logica,
Tre sono ancora meglio di due. Confringo! Sta succedendo qualcosa. Speriamo di essere pronti. Lumos! Che passaggio infausto. Mi astengo dal fare commenti. Dai, era una battuta divertente. Riparo! Lumos! Revelio! Lumos! Sembra una porta chiusa a chiave. Guardiamoci intorno. Il basso rilievo rappresenta una persona che affronta un serpente. Deve essere la quella notazione la voce di un diario, firmata da Noctua Gont. La voce è antica. Sinistra. Senti una voce? Tutto è iniziato quando hai riparato il basso rilievo. Ho sentito un sibilo che diceva parlami. Sono un rettilofono. Posso comprendere e parlare con i serpenti. Quasi tutti i rettilofoni sono discendenti di Salazar Serpeverde. Mi piacerebbe poter parlare ai serpenti. Non invidiare chi parla il serpentese. È un'abilità spesso associata con i maghi oscuri. Non lo parlo da una vita, ma scommetto che se lo faccio allora la porta si aprirà. Spero tu ci stia ripensando. Non vedo perché dovremmo fermarci ora. È buffo. Quando me ne andai da casa promisi di lasciarmi le arti oscure alle spalle. E invece eccomi qui. Indietro. Chi l'avrebbe mai detto che avrei fatto una cosa del genere? Lumos! Ha funzionato! Infaustus possiede una rara abilità. Viste le abilità di entrambi, inizio a sentirmi escluso. In che senso? Io non importa. È difficile capire quale sia la strada giusta. Come in un labirinto. Salazar Serpeverde deve aver voluto rendere le cose difficili. La porta da cui siamo entrati. Confringo! E davanti a noi le porte sono più di una. Allora, Lumos, esamina attentamente ogni porta. Il quadrante richiede concentrazione. Zia Noctua diceva lo stesso. Potrebbero volerci parecchi tentativi per risolvere questo enigma. Promette bene. Salazar Serpeverde non ci ha reso le cose facili. Facendo combaciare i simboli. Stavo per farlo io, ma sei arrivato prima di me. Complimenti. Revelio! Confringo! Revelio! Lumos! In questa annotazione menziona il fatto di sentirsi come un ospite sgradito. Povera zia Noctua. Lumos!
In Faustus, tua zia voleva cambiare le tradizioni di famiglia. Proprio così. Ed è per questo che le volevo bene più che a chiunque altro. Revelio! Lumos! Un'altra porta. Sembra che a Serpeverde piacessero i giochetti. Deve essere una cosa di famiglia. Senti chi parla. Quel rumore mi è sembrato promettente. Un altro quadrante risolto. Incredibile. Lumos! Ottimo lavoro. Noctua parla di sfide dolorose e ardue, ma anche di ricompense. È quel dolorose che mi preoccupa. Io invece ho sentito solo Lumos. Ricompense. Andiamo. Ci attendono altri misteri da risolvere. Esplorate ogni corridoio. Non è detto che portino dove sembra. Un altro. Non molto ospitale il creatore, no? Ottimo lavoro. Siamo sempre più vicini a scoprire lo scriptorium. Lumos! Ho intravisto cosa ci aspetta più avanti. È questo posto inquietante. Ma non possiamo fermarci ora. Lo devo a mia zia. La porta! Siamo bloccati. Di nuovo. Salazar Serpeverde non ha ancora finito con noi. In Faustus, uno scheletro e l'ultima annotazione di Noctua dice di essere rimasta intrappolata qui da una maledizione senza perdono. Qui è dove è morta, dove moriremo noi. Non avrei dovuto darvi retta. Lumos! In Faustus, mi dispiace molto per tua zia, ma io so cosa fare. Sarà difficile. Hai detto che sai cosa fare? Quei volti torturati sulla porta e la parola crucio incisa nella pietra. Credo che dovremo usare la maledizione Cruciatus per riuscire a passare. Ecco perché Noctua è morta. Non aveva nessuno su cui lanciare la maledizione. In Faustus ha più esperienza di noi. Dovrebbe farlo lui. Tu sembri essere nelle sue grazie. Ti andrebbe di chiederglielo. Tu lo conosci meglio di me? Beh, augurami buona fortuna. Vorrei avessimo un po' di fortuna liquida. Lumos! In Faustus, so che è l'ultima cosa che vorresti fare. Sì, esatto! Pensavo mi conoscessi meglio! Ma in questo caso è diverso. La persona su cui lo lanci avrà dato il suo consenso. Non sarà una vittima innocente. Dobbiamo aprire la porta. Devi lanciarla con convinzione o non funzionerà. Come tutte le maledizioni senza perdono. Dovrà essere uno di voi a lanciarla. E ora che facciamo? In Faustus si rifiuta di lanciare la maledizione Cruciatus. Ridicolo! Come se morire qui fosse un'opzione preferibile a quel dannato incantesimo. Allora sta a noi. Posso insegnarti Crucio o posso lanciarlo su di te? Un attimo.
Non mi avevi detto di saper lanciare Crucio? Perché non sono sicuro di riuscirci. Infaustus lo sa, ma non ci ha lasciato scelta. Non ci tengo a fare la fine di Noctua Gaunt. Posso quantomeno provarci, se devo. Insegnami la maledizione. È meglio che sia io a lanciarla su di te. Bene, se è questo che vuoi. Per lanciare l'incantesimo, solleva la bacchetta, puntala verso di me e pronuncia con fermezza Crucio. Resisti più a lungo che puoi. Pronto? Pronto. Crucio! Bene? Quel dolore... avrei fatto qualsiasi cosa. Farlo smettere. Ma sopravviverò. Andiamo avanti. Ce l'abbiamo fatta. Abbiamo trovato lo scrittorium di Salazar Serpeverde. Ah, non riesco a credere che siamo qui. Reveglio! Sebastian, Infaustus, qui c'è un libro. Hai trovato qualcosa? Andate avanti e fatemi sapere cosa trovate. Io controllerò in... Lumos! Reveglio! Lumos! Reveglio! Che cosa ne pensi? Sembra una sorta di libro di incantesimi. Incredibile! Un oggetto appartenuto a un fondatore di Hogwarts. Che onore! È incredibile che Infaustus non mi abbia mai detto di sua zia e del suo ritrovamento. Che ne farai del libro di Serpeverde? Lo leggerò, come ogni altro libro. Un'abitudine che ho sin da piccolo, dato che i miei erano insegnanti. Ma posso farlo più tardi. Per ora... direi di esplorare questa stanza. Che meraviglia! Questo posto mi mette a disagio. Lumos! Troviamo un'uscita, per favore. Ma vi devo tanto, a tutti e due. Senza di voi non saremmo mai giunti qui. Reveglio! Siamo stati fortunati. Lumos! Saremmo potuti morire. Dobbiamo giurare di non farlo mai più. Faustus, su tua zia... Per favore, Sebastian. Dicevo sul serio prima. Dobbiamo giurare qui e adesso che non avremo mai più nulla a che fare con la magia oscura. Capito. Mi dispiace molto per tua zia, Infaustus. Lumos! Sapere cosa le è successo è comunque un sollievo, dopo tutto quello che abbiamo passato. Grazie. Grazie.